Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i griscini torinesi stirati a mano. Una ricetta che vi farà di sicuro comodo sulle vostre tavole al posto del pane, oppure come snack in qualsiasi momento della giornata. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa deliziosa ricetta. Per questa ricetta torinese ci serviranno 500 g di farina di tipo 1, noi usiamo quella unica, 300 g di acqua tiepida, 80 g di olio extravergine di oliva, 25 g di lievito di birra fresco, 12 g di sale e un cucchiaino di miele. Abbiamo messo l'acqua in una ciotolina e ora ci aggiungiamo il lievito e anche il miele, che servirà a nutrire il nostro lievito. E ora non ci rimane altro che mescolare bene il tutto fino a che non si sarà sciolto il tutto. Abbiamo messo la nostra farina in una bella ciotola capiente, ci abbiamo fatto un bel buchino in mezzo e ora aggiungiamo piano piano tutti gli ingredienti, partendo dall'olio, alla nostra acqua con il lievito, e prendiamo la farina poco alla volta dai bordi. Ora mescoliamo un pochino e quando vedrete che si sarà amalgamato un po', aggiungiamo anche il sale. A questo punto aggiungiamo il sale. Arrivati a questo punto, trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro e lo mescoliamo per bene finché non diventerà liscio ed elastico, ma anche omogeneo. Ora, aiutandoci con la farina, continuiamo a impastare il nostro impasto. Esattamente in questo modo. Dopo circa 15 minuti di lavorazione, il nostro impasto si presenta in questo modo e sarà pronto esattamente quando non si attaccherà più alle nostre mani. Mi raccomando, abbiate sempre a portata di mano un pochino di farina, poiché ogni farina appunto assorbe a modo suo. Ora ne spolverizziamo un pochino sul nostro banco di lavoro. Mettiamo il nostro impasto di forma approssimativamente cilindrica su essa. Ne mettiamo un pochino anche sopra. E copriamo il tutto con pellicola trasparente alimentare. Mi raccomando ragazzi, copritelo per bene, perché se formerà la crosta purtroppo non riusciremo più a formare i nostri griscini. Molto bene, A questo punto copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare sul nostro piano di lavoro per circa 30 minuti. Dopo 30 minuti di lievitazione il nostro impasto si presenta in questo modo. Togliamo la nostra pellicola e ora, per dargli un po' di forza, soprattutto al glutine, lo stendiamo un pochino esattamente come sta facendo la mia mamma. A questo punto lo giriamo su se stesso fino a formare ancora una volta un cilindro. Bello lungo. Ora però la mettiamo da parte perché ci dobbiamo occupare della pellicola. Prendiamo un foglio bello grande che deve essere
un po' più grande del nostro impasto. La stendiamo per bene sul piano di lavoro. In questo modo. Poi la ungiamo per bene con dell'olio. Ci stendiamo per bene su tutta la superficie aiutandoci con un pennellino. Dappertutto, mi raccomando. E ora mettiamo sopra adesso il nostro impasto, sopra il quale mettiamo anche adesso un pochino d'olio. Lo spargiamo sempre per bene, dappertutto. E ora lo copriamo con un altro foglio di pellicola. Eccola qui. E lo copriamo per bene per benino, perché è importantissimo che non faccia la crosta. Ora copriamo con un canovaccio e facciamo lievitare sempre sul nostro piano di lavoro per circa un'ora. Dopo un'ora il nostro impasto si presenta in questo modo. E ora iniziamo anche a formare i nostri griscini. Però ragazzi, mi raccomando, coprite sempre con la stessa pellicola la parte che non state utilizzando per formarli. Però ora noi vi dobbiamo far vedere la nostra teglia che utilizzeremo. Come potete vedere, è bella bucherellata ed è fatta appositamente per formare questi griscini. A questo punto li tagliamo con un colpo netto, li stendiamo per bene con le mani. E li appoggiamo sulla nostra teglia. Mi raccomando ragazzi, però, se per esempio vi viene male uno, non potete più rilavorare questo impasto. Continuiamo così finché non abbiamo finito tutta la teglia. Via. Comunque il nostro impasto ha una particolarità, ossia esattamente alla metà ha una bella riga che voi non dovete assolutamente schiacciare e lo stendete esattamente come sta facendo la mia mamma. Lo spessore dei nostri griscini è di circa un centimetro. Ricordatevi sempre ragazzi di farli quasi tutti della stessa misura, perché quando andrete in cottura magari uno sarà più cotto di un altro. Ora ragazzi, non ci rimane altro che cuocere i nostri griscini. E li cuociamo in forno ventilato 220 gradi per 8-10 minuti, ossia fino alla doratura. Ma guardate come sono venuti bene i nostri griscini! Belli croccanti, dorati, belli. E ora, prendendo al volo l'occasione, e mangiamo insieme a voi. Prendiamo questo qui. Sentite? Belli croccanti e cotti bene. E adesso lo assaggio. Ragazzi, qua c'è un profumino per prima cosa. Sono belli croccanti, sono salati al punto giusto, ma buoni veramente. Sono proprio buonissimi, da provare assolutamente. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti, come spero che sia. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti ragazzi!